Bolzano, adagiata tra i monti delle Alpi Dolomitiche, in fatto di sport ha una tradizione che stranamente la colloca tra le città più aperte alle preferenze per le attività subacquee. Tra le attività indispensabili all'espletamento di questo sport vi è il nuoto pinnato, che ogni buon sommozzatore deve conoscere e perfettamente amministrare. A Bolzano ogni anno, in primavera, si svolge, organizzata dal locale club subacqueo, la Coppa Europa, gara di nuoto pinnato sulla distanza di 10 km. Sino a qualche anno fa, il campo di gara era il fiume Adige, da nuotare in favore di corrente, uno scenario affascinante che vedeva la partecipazione di numerosissimi atleti. La competizione ora si svolge sul lago di Monticolo. Con questo documento, che risale ad una delle prime edizioni, registriamo i momenti che meglio ricordano i 10.000 metri nuotati nella fredda corrente dell'Adige. Dalla partenza da Vipiano all'arrivo di Ponte sull'Adige, alle porte della città, gli atleti europei si danno battaglia per una classifica che li vede impegnati nella Coppa Europa. Uomini e donne, giovani e meno giovani, i più famosi o gli esordienti, tutti daranno lustro a questa competizione. Non mancano gli ospiti illustri come Enzo Maiorca e Duilio Marcante, che si ritrovano con gli amici per i commenti d'obbligo. Qualcuno nuoterà per 10 km soltanto per poter dire «c'ero anch'io». Uno di questi è Luigi Ferraro, uno dei tanti che hanno partecipato con spirito decubertiano a questa stupenda gara organizzata dal Bolzano Sub. Le battute tra amici accendono spesso un dialogo scherzoso che non abbiamo purtroppo il modo di registrare perché siamo chiamati più a valle alla partenza delle concorrenti femminili. Ecco, per le ragazze la gara inizia così. Più a monte, a Vipiano, gli ultimi preparativi per la partenza dei concorrenti maschili. Da queste funi si sganceranno per disputarsi i 10.000 metri della Coppa Europa di primavera.
Ed ecco i primi arrivi. Sono naturalmente quelli delle ragazze. Un pubblico entusiasta è sempre la migliore cornice di ogni manifestazione. Ed ecco che dalla foschia del fiume emergono le ritmiche bracciate del concorrente che taglierà per primo il traguardo. Al di fuori di un comprensibile personalismo, abbiamo voluto sottolineare questa sequenza, una sequenza che sintetizza lo spirito di amicizia che accomuna i sub in ogni loro manifestazione. La gara però non è terminata. Al traguardo ci attendono coloro i quali racconteranno di averla vissuta in una dimensione diversa, nella dimensione di chi l'ha affrontata con un omaggio allo spirito, a quello spirito che onora lo sport sempre, qualunque ne sia il risultato acquisito.